ad Agrigento, alla Viale della Vittoria, in un negozio di abbigliamento ho organizzato una sfilata di moda. Il fascino tra lavoro e artigianato. Gloria Scafè. Arriva la bella stagione e ad annunciarle la sfilata di moda evento di primavera, così come l'hanno chiamata i suoi organizzatori. Ad idearla è stata la giovanissima Silvia Cimino, che per l'occasione ha mutato il locale del negozio Monte Napoleone al Viale della Vittoria in una elegantissima passerella di moda. A sfilare giovanissimi e giovanissime del liceo classico e scientifico di Agrigento, che pur non facendo i modelli di professione si sono prestati con molta serietà. Le acconciature del parrucchiere Totovella e il trucco abilmente fatto dalle stesse ragazze e modelle per l'evento hanno impresso l'eleganza nei giovanissimi volti. Abbiamo sentito i protagonisti prima che la sfilata avesse inizio, cogliendo l'emozione del momento. Ecco, tu sei la creatrice, l'ideatrice di questa sfilata. Cosa rappresenta per te? Cosa ti ha spinto a crearla? Mi ha spinto la mia azienda, il mio negozio, la voglia di farla vedere al mondo, di farla vedere ai miei amici, quella di creare qualcosa di diverso che in questa città non c'è. Così un giorno con mia madre abbiamo pensato e poi l'ho sviluppata e ora speriamo che vada tutto bene. Ecco, c'è dell'emozione naturalmente prima che lo spettacolo cominci. Sì, molto. È tutto frutto mio, di mia madre, dei ragazzi che sono qui con me, sono tutti i miei compagni di classe, di scuola, nessuno ha mai avuto esperienze del genere, quindi siamo un po' presi dall'euforia. È una bella esperienza comunque, perché almeno parlo per me, ragazzi non lo so, io è la prima volta che faccio questo tipo di sfilate. Comunque è una cosa per promuovere anche la città, perché facciamo vedere che noi ragazzi siamo comunque molto, molto partecipi a queste cose. E niente, comunque mi sembra una bella esperienza, una cosa nuova da provare. In passerella, sia per l'uomo che per la donna, sono stati indossati i capi della collezione primavera-estate delle marche più vibranti. 6 cambi d'abito per la donna e 4 per l'uomo sono stati intervallati da un ricchissimo buffet che ha intrattenuto il numeroso pubblico presente. Un evento che, oltre al diletto, ha voluto risvegliare gli agrigentini da tempo assenti in quel tratto di città. Abbiamo voluto creare questo evento per presentare la nuova collezione primavera-estate ai nostri clienti e alla stessa città di Agrigento, in modo da svegliare un po' l'economia in città e nello stesso tempo promuovere il nostro prodotto. E così, per chi ha deciso di impiegare il pomeriggio in una semplice passeggiata al Viale della Vittoria, ha assistito a un sorprendente intrattenimento.